Anzitutto oggi auguri a chi si chiama Giuseppe, Giuseppina, a chi si chiama Peppe, Peppina, insomma l'Italia, ma non solo l'Italia, è pieno di questo nome che vuol fare onore al padre putativo di Gesù. Oggi è poi anche la festa dei papà, quindi anche chi non crede oggi festeggia. È un augurio particolare anche a loro. Io lo faccio a modo mio. Tornate a fare i papà. Tornate a fare i padri, non i papigni o gli amici dei vostri figli. I vostri figli ne hanno tanti di amici. Tornate a fare i padri nelle nostre case. Questa società è una società con padri e ahimè anche mamme assenti. E vediamo a Geremia che di paternità se ne intendeva. Abbiamo visto in questi giorni di Quaresima come Geremia veramente soffra per la sua vocazione profetica, per l'odio di cui è fatto oggetto. E quando una persona come Geremia si rende conto di soffrire, di essere preso di mira per la sua vocazione di annuncio della verità di Dio, cosa fa? A chi chiede aiuto? Lo scrive lui stesso, sempre al capitolo 15, al versetto 15. Signore, ricordati di me e aiutami. Fa tu giustizia dei miei persecutori. Nella tua bontà non lasciarmi perire. Guarda che è per te che io sopporto insulti. No? Parole molto, ma molto umane. Geremia alla fine torna a chiedere aiuto a colui che è il responsabile, colui che lo ha chiamato alla vocazione profetica, al suo Signore, a Yahweh, che lo ha inviato ad annunciare la sua parola di salvezza, che è una parola molte volte forte. Salvare le persone, annunciare la salvezza, vuol dire annunciare la verità. E non c'è salvezza senza verità e non c'è verità senza salvezza, perché la vera verità salva e la vera salvezza annuncia la verità. Quindi Geremia chiama in causa Dio, e potremmo farlo anche noi quando ci sentiamo chiamati a testimoniare la verità della nostra fede, la verità della nostra umanità, ma non ci sentiamo capiti, accolti, anzi molte volte veniamo presi di mira. È buon segno, dico io. E allora, quando il profeta di ieri come Geremia o i profeti di oggi sono presi di mira, non vengono accolti, a chi devi chiedere giustizia? A chi devi chiedere appunto la difesa? Non a te stesso o agli altri, ma solo a colui che ti ha inviato, cioè al Signore. Ed è bello questo salmo che ci fa capire come colui che serve il Signore nella verità, colui che annuncia la salvezza del Signore, in ogni tempo non viene mai abbandonato dal Signore, non è mai deluso dal Signore, perché Dio è fedele ed è fedele sempre. Noi siamo infedeli, Dio no. Salmo 5. Signore, guidami con la tua giustizia di fronte ai miei avversari. Appianami dinanzi il tuo cammino. Gioiscano quanti contano su di te. Stendi su loro la tua protezione e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!